tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo, vi porto una recensione. E nello specifico la recensione del primo libro che ho letto in francese. E sto parlando di Le Crime de l'Orient Express di Agatha Christie, in italiano L'Assassinio sull'Orient Express di Agatha Christie. Detto questo, non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo subito con la recensione. Di cosa parla Assassinio sull'Orient Express di Agatha Christie? Sul celebre Orient Express, il treno che collega l'Oriente e l'Occidente dell'Europa, viene commesso un terribile e brutale omicidio. Toccherà ad Hercule Poirot, investigatore privato e anch'egli passeggero del treno, indagare e scoprire chi è questo misterioso assassino prima che il treno, fermo a causa di una bufera di neve, riparta. Quindi toccherà ad Hercule Poirot cominciare a indagare e interrogare tutti gli strani passeggeri del treno per scoprire appunto chi è l'assassino. Ovviamente non vi dico chi è che è stato ucciso perché altrimenti vi farei spoiler, anche se chi ha visto il film già lo sa, io ancora non ho visto il film, ma penso che ovviamente nel film ci sia chi è stato ucciso e poi ovviamente si sa all'inizio del libro perché il libro praticamente parte dall'assassino. Allora, parliamo della lettura in francese nello specifico perché è proprio per questo motivo che ho deciso di portarvi questa recensione. Allora, questo è stato il primo libro in francese che ho letto in assoluto, il primo libro completo, e devo dire che l'ho trovato molto semplice. Appunto, gli do un livello medio-basso di difficoltà, quindi può essere tranquillamente letto da chi ha un A2 da qualche anno, chi è vicino a un livello B1 di lingua francese. La cosa particolare di questo romanzo è che è presente soprattutto il passato remoto, un continuo uso del passato remoto, quindi è fondamentale una conoscenza del passato remoto per leggere questo romanzo, come penso la maggior parte dei romanzi, visto che il passato remoto non viene usato quasi mai nella lingua parlata francese, ma viene usato praticamente quasi sempre nella lingua letteraria, quindi nella lingua scritta. Una nota negativa riguardo l'edizione di questo libro è che purtroppo i dialoghi, alcuni dialoghi non sono messi tra virgolette. Questo mi ha reso la lettura molto lenta e difficile. Per il resto l'edizione è molto molto carina perché è molto compatta e appunto fa parte della collana francese Livre en Poche, dove ci sono lo slogan della collana dovrebbe essere tipo grandi storie in piccolo formato e a piccolo prezzo, e appunto il libro è piccolissimo perché è praticamente quanto la mia mano il formato del libro, e l'edizione appunto è carina perché oltre a presentare delle illustrazioni presenta anche le immagini del film al centro. Qui abbiamo la magnifica Daisy Ridley e appunto vi mostro qualche altra illustrazione, ecco qui, ma la nota negativa è sicuramente quella lì dei dialoghi. Per il resto l'edizione costa anche poco perché costa 6,30 euro e potete trovarla tranquillamente su Amazon. A me il libro è piaciuto, io ho dato 4 stelline su 5 su Goodreads, per ora è il mio libro preferito di Agatha Christie. Io di Agatha Christie ho già letto Poirot sul Nilo, i racconti, i primi racconti di Poirot, una cosa del genere, e basta, ho letto solo questi tre e devo dire che questa storia l'ho trovata molto originale, soprattutto il ruolo dell'assassino in particolare l'ho trovato molto originale, chi ha letto il romanzo lo saprà e lo scoprirete alla fine. La storia dietro quell'omicidio è anch'essa molto molto originale e particolare, è anche intrigante perché non ti fa davvero staccare gli occhi dal leggere questo romanzo. Come lettura in francese ve la consiglio per iniziare se avete studiato francese da qualche anno. Io ormai sono 6 anni che studio francese, quindi non ho trovato alcuna difficoltà nella lettura, e appunto se avete un livello che va dalla 2 al B1 io vi consiglio di iniziare con questo romanzo e in generale con tutti i romanzi di Agatha Christie, perché a detta della mia professoressa madrelingue sono tra i romanzi più facili, tra i romanzi migliori per iniziare ad approcciarsi alla lettura francese. Detto questo, la super breve recensione è finita. Come al solito spero che il video vi sia piaciuto, che questo mio consiglio di lettura in lingua francese vi sia stato utile. Come sempre vi ricordo di seguire il link che trovate qui sotto in descrizione, di iscrivermi qui sotto se voi avete letto qualche libro in francese e se mi consigliate altri romanzi da leggere, oppure se leggete in lingua in generale. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!